ragazzi, sono tornato con un ennesimo stupidissimo video. Per la festa della donna non volevo fare i soliti video dove c'è gente che si traveste da donna, gente che fanno i video sull'amore, fanno i video un po' sempre i soliti video per la festa della donna. Io, che sono un po' la pecora nera, porca troia, io che sono la pecora nera volevo fare un video un po' particolare. Sicuramente l'avrete già letto dal titolo, immaginiamoci un po' una situazione. Povere donne che siete molto più forti degli uomini, sia fisicamente che mentalmente. E non basta che dovete partorire, non basta lo stress, i figli... No, pure il ciclo. Una settimana al mese, poi c'è anche chi dura 2 settimane, le passate d'inferno. E quindi io mi sono chiesto una cosa: ma come sarebbe se gli uomini avessero il ciclo? No, dai, facciamo le cose un po' meno realistiche. Immaginiamo veramente se un uomo, un ragazzo, avesse il ciclo. Come reagirebbe? Avete i dolori ovunque che ovviamente vi portano ad essere bipolari. Un momento prima siete degli unicorni coccolosi, il momento dopo siete degli orsacchiotti infernali. Amore, come ti senti? Amore, ti amo da morire, non mi lasciare mai. Per tutta la vita ho bisogno di te. Ti prego, non te andare. Vuoi che ti preparo un tè? No! Non mi ami, vattene! Mettitelo in col tè! Amore, scusa per prima, è che mi fa male tantissimo. Ti amo da morire. Amore, non ti preoccupare. Ti sto preparando il tè. Non lo voglio il tè! Non lo voglio! Quando guardate un programma in televisione, anche un programma che non è proprio così triste, ma voi piangete. Dopo 70 anni Antonio e Gina si sono ritrovati. Evviva Maria De Filippi, ti amo! Come se non bastasse, vi escono i brufoletti, vi vedete brutte. Ma i brufoletti escono comunque pur non avendo il ciclo, però. Ma c'è da dire che vi crescono le tette. Le tette vi crescono, anche se avete una retromarcia vi crescono le tette. Beh, a noi non possono crescere le tette, ma può crescere qualcos'altro. Perché pure questo? I brufoli, meno male che... Ma dura una settimana, solo una settimana! Non so se sia una leggenda, ma io ve la propongo. La fame di dolci e cioccolato. No! 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 E ahimè, per concludere, una delle cose che secondo me sono più scomode ed orribili che possono capitare ad una ragazza o un ragazzo con il ciclo. Siete in giro, siete usciti da casa, vi viene il ciclo, ma non avete gli assorbenti. Mi è venuto il ciclo. Cazzo, non ho gli assorbenti.
Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va, seguitemi su Instagram, su Ask, su Twitter, su Facebook. Insomma, sto un po' da tutte le parti. Ringrazio Ivan Dignoti per avermi fatto le riprese. Se vi va, mettetemi un like qua sotto al video. Poi voglio sapere da voi donne cos'altro dovete subire in quella settimana di ciclo. Scrivetemelo qua sotto con un commento e se vi è piaciuto il video condividetelo. Ciao! Un bacione a tutti! Ciao! Oddio, ho preso davvero la telecamera. So come dormire, ragazzi. Poi c'è queste mutande che mi stanno a tagliare le palle a metà. Oddio, ragazzi. Mi sono preso il rosso, zio, per... Devo sbarigliare dopo. Com'è? Lei fa, vuoi un tè? Lui va, oddio, ci muoio da lì, te lo dico.